È una delle più antiche sagre popolane di Fano, la festa del fagiano e della fragola, che la Fondazione Cante di Montevecchio ha voluto riportare in auge dopo un lungo periodo di oblio, memore però del grande successo che questa manifestazione di inizio estate ha sempre avuto. Nell'insieme tutti gli anni è stata proseguita sempre bene, è andata avanti sempre nel migliore dei modi. Ci auguriamo che anche quest'anno, con le cose che ci sono, si rifaccia una bella manifestazione in modo che la gente poi si possa divertire e gustare il fagiano curato dallo chef Matteo Marinelli, che ci ha garantito che le cose le abbiamo anche assaggiato, sinceramente è di ottima qualità. La fragola ed il fagiano apparentemente non hanno nulla in comune se non il periodo dell'anno in cui convivono nella festa, a meno che qualche estroso chef in vena di ricette gourmet non elabori un piatto con questi due ingredienti. La matrice invece della festa dal punto di vista gastronomico è essenzialmente contadino casereccia. Il fagiano, preda venatoria per eccellenza, va a comporre un menù che sa di festa, di ricorrenza speciale, di evento, elaborato e proposto in modi diversi, mentre la fragola con la panna chiude con un aspetto goloso questa mangiata di altri tempi. Ma quest'anno anche nel menù ci sono novità. Beh, quest'anno ci sarà una particolarità, un qualcosa che non è mai stato fatto nelle 5 edizioni. Abbiamo pensato di fare una tagliatella con un ragù di fagiano che in tutte le edizioni non è mai stata fatta, quindi cercheremo di colpire tutte le persone che interverranno in questa manifestazione con questo nuovo piatto. Come avveniva e avviene in ogni sagra paesana che si rispetti, oltre al buon cibo, un'altra componente essenziale non può mancare: il ballo e la musica di qualità. Dobbiamo dire che il venerdì l'abbiamo posizionata venite più per le famiglie e i bambini. Infatti c'è una bellissima collaborazione con l'Udobus del Paese dei Balocchi il venerdì alle 18, dalle 18 in poi, mentre alle 21 poi ci sarà sempre per gli appassionati di musica una bella orchestra che si chiama Franco Dolcevita. Mentre il sabato e la domenica, come è tradizione di questa festa del fagiano e della fragola, ci saranno due buonissime orchestre spettacolo. Una il sabato è Marina Damiani, mentre poi la domenica, il pomeriggio dalle 18 e dalle 21, ci sarà una notissima orchestra che è l'orchestra di Luca Bergamini.